Ciao amici, bentrovati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi un video outfit. Che cosa vi propongo? Vi propongo un abitino in velluto nero con le maniche, con la mezza manica, diciamo la manica proprio non proprio corta, ma mezza manica. L'abitino è molto molto corto, come potete vedere. Infatti io sono andata a giocare con una sottovestina di pizzo sotto, proprio per evitare che l'abito risultasse troppo corto. Per andare a creare un pochino di movimento, ho deciso di indossare queste calze con questo particolare effetto. Possiamo dire maculato, zebrato, tono su tono. Un paio di calze molto molto belle. Ora mi avvicino e ve le faccio vedere. Guardate voi quanto sono belle queste calze qua. Sono, oserei dire, proprio una fa. Sono molto particolari. Sono calze super particolari che mi piacciono tantissimo da indossare. Proprio con questi abitini total black, a me piace la calza nera, ma quando si utilizza magari un abito total black è sempre bello andare ad abbinare una calza con qualche fantasia, con un leggero movimento. Quindi in questo caso non si tratta, pur essendo una fantasia abbastanza accesa, diciamo abbastanza evidente, perché sicuramente è una fantasia che non passa inosservata, come potete vedere. Tuttavia io la trovo molto adatta per il giorno e quindi la indosso con grandissimo piacere. Ovviamente vedrete a fine video qualche immagine più da vicino delle calze, così come vedrete più da vicino la scarpa. Non so che andrò ad abbinarvi. Non so appunto se mettere oppure non mettere il pezzo della scarpa, perché sono molto indecisa sulla scarpa da andare a indossare. Quindi, se è una scarpa un po' particolare che merita, sicuramente ve la farò vedere. Altrimenti vi lascio appunto alle immagini della sola calza, che io trovo davvero davvero super super deliziosa. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo prestissimo con dei nuovi video. Tra l'altro, questa calza è una calza che va giusto bene in questa stagione, perché non è completamente pesante, non è particolarmente leggera. In questi giorni è tornato un pochino di freddo, quindi è una calza che va super super bene e io ve la voglio consigliare assolutissimamente. La trovate tranquillamente, basta che mettete su Google calza fantasia leopardata, maculata e così via. Ve ne escono un'infinità di varietà e di colori. Ok, visto che chiedete sempre appunto calze, collant e così via, ho deciso di proporvi questo outfit. Nulla, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, un bacio a tutti, alla prossima!